In un giorno, a Bondeno di Ferrara, contro il movimento clandestino e i renitenti alla leva, 72 uomini sono strappati alle loro case e deportati in Germania. Il comitato clandestino sente che la popolazione vorrebbe far qualcosa per ribellarsi ai rastrellamenti, la fame, la guerra. Nicola propone alle donne una manifestazione di piazza da preparare e realizzare con l'intervento di tutte le frazioni del comune. Ma bisogna far presto, prima che la gente sia scoraggiata. L'azione di sorpresa ha raggiunto l'obiettivo fondamentale: bruciare le carte annonarie, gli elenchi anagrafici e di leva, distruggere ogni documento che possa indirizzare i rastrellamenti e rifornire le liste di deportazione. Intanto, per controbattere le rappresaglie sulle donne, il comitato clandestino provvede ad assicurarsi un ostaggio, il podestà fascista. Thank you.
donne di Bondeno non pensavano di dare alla resistenza italiana un episodio raro, forse unico. Dove l'oppressore si crede più sicuro, in piena pianura, gli strappano di mano il centro della vita cittadina, il municipio, e lo reggono, sia pure per un momento e per distruggere. Anonima gente di popolo avvicina il giorno della liberazione.